va bene, iniziamo un po' giocando. E allora preparate un caduto, ma anche con il cellulare lo facciamo alzare di mano. E qua. Facciamo il nostro nickname Campo Studio, vai. Ah, vediamo come siamo messi in generale. Sentite pronti sull'Unione Europea. Vediamo. Quanti paesi fanno attualmente parte? Allora, ci sono quattro opzioni: 27, 28, 16, 17. È un differenziale. Si fa alzare la mano. No, la prova non posso, non posso chiedere. Se vuoi giocare con il cellulare, no, non funziona nessuno. Allora, pensateci un attimo. Pensateci. Ok, allora, chi pensa siano 27? Alzi la mano. Chi pensa siano 28? Chi pensa siano 16? Chi pensa siano 17? Ok, quindi la maggior parte dice che sono 27. Effettivamente sono 27, vediamo. Fino alla scorsa volta eravamo 28. Chi è uscito? Il Regno Unito, sì, è uscito. Siamo rimasti in 27. Siamo primi in classifica. Siamo anche quali sono le principali istituzioni dell'Unione Europea? Allora, leggete bene qua, leggete molto. Allora ci vanno i ministri degli affari esteri dei singoli paesi.
ok? Sì, è a composizione variabile, dipende da ciò di cui si deve discutere, dalla materia, ok? Poi c'è anche un altro consiglio che non fa parte dell'Unione Europea, che è il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa o la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che sentite dire ogni tanto ai telegiornali, non sono istituzioni dell'Unione Europea, sono istituzioni che sono nate parallelamente all'Unione Europea e di cui fanno parte anche alcuni che fanno parte delle istituzioni europee, ma sono a parte, diciamo, sono una strada alternativa che si lega alla discussione del federalismo europeo, che però non è stata quella poi intrapresa effettivamente dall'istituzione Unione Europea, però sono ancora in essere e si occupano più che altro di tutelare i valori europei, i diritti dell'uomo, eccetera, eccetera. Però ecco, di fatto queste non sono istituzioni dell'Unione Europea, bene, sono istituzioni a parte. Quindi di questi consigli ce n'è forse anche un po' proprio, però è difficile orientarci. Perché si chiama più o meno nello stesso modo. Ok, invece la Commissione Europea è quella dove ci sta Ursula von der Leyen, di cui avrete sentito parlare. Lei è la presidente attuale della Commissione Europea. Chi ci sta nella Commissione Europea? Questa è la domanda. Qualcuno lo sa chi ci sta? Abbiamo detto nel Consiglio ci possono stare o i capi di governo oppure, a seconda della materia, i ministri di quella materia. Invece la Commissione Europea da chi è formata secondo voi? Qualcuno? In Commissione ci staranno i commissari, esatto. I commissari, va bene, questo magari lo vediamo un po' più tardi. Parliamo, andiamo alla differenza col Parlamento, che è la prossima, esatto. Per cosa si è votato nel 2019 e per cosa si voterà a giugno 2024? Comitato Europeo, Commissione Europea, Consiglio Europeo, Parlamento Europeo. Diciamo, il Comitato lo studiamo perché abbiamo visto che non c'è nelle istituzioni europee. Quindi quello, diciamo, da un aiuto non c'è. Allora, 10 secondi. Chi vota per il quadratone? Commissione Europea. Ok, chi vota per il tondo? Consiglio Europeo. Ok, chi vota per il quadrato? Parlamento Europeo. Allora la maggioranza vota per il Parlamento Europeo. In effetti, ok. Stiamo andando benissimo, ragazzi. Non è? No? Quello è il Consiglio. Il Consiglio è formato. Il Consiglio Europeo dai capi di Stato, il Consiglio dell'Unione Europea, comunque i consigli dai diversi ministri che si ritrovano. Oh, siamo ancora prima. Invece il Parlamento, ecco, chiariamo un po' questa cosa qua. La Commissione è formata dai commissari. I commissari sono rappresentanti dei singoli Stati. Ogni Stato manda un commissario in Commissione Europea. Va bene? Ci siamo? Quanti commissari ci saranno nell'Unione Europea? 27, esatto. E uno di questi fa il Presidente. Il Parlamento, invece, che è quello per cui si voterà a giugno, chi voterà a giugno? Voi? No, tutti forse no. Non avete tutti 18 anni, vero? A tutti avete già 18 anni? O lo avrete a giugno? Vabbè, comunque voi voterete a giugno, ok? Si vota per il Parlamento. Il Parlamento si vota a elezione diretta. È una delle più grandi votazioni democratiche del mondo. Ci sono, non so quanti milioni, 400 di elettori. Cioè la votazione diretta. Voi eleggete i vostri rappresentanti in Parlamento Europeo. Ora, come funziona questa votazione? Funziona che ogni paese vota i rappresentanti del suo paese e c'è una proporzione fra abitanti del paese e parlamentari europei. L'Italia ne ha 76 attualmente, va bene? Quindi voi andrete a votare per chi rappresenterà voi
dell'Italia al Parlamento europeo, direttamente, e non c'è uno scalino nazionale, come invece per la Commissione, cioè il commissario per paese. Questa è un'elezione diretta, voi mandate la gente e vediamo le prossime domande, non vi posso dire troppo perché poi le vediamo via via. Sì. I candidati, ora che faccio vedere, ci sono già diversi siti, comunque ci sono, certo. Allora, chi è l'attuale presidente del Parlamento europeo? Charles Michel, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Federica Mogherini. Qualcuno c'ha i cellulari da accettare, non è possibile. Poi mandate una la tagliare, ma scusa. Allora, chi vota per il triangolo? Charles Michel. Ok. Chi vota per il quadrato? Ursula von der Leyen. Ok. Chi vota per il tondo? Roberta Metsola. Ok. Chi vota per il quadrato? Federica Mogherini. Nessuno. La maggioranza ha votato per Ursula von der Leyen. Vediamo. È sbagliato. Ursula von der Leyen, no, Ursula von der Leyen è la presidente della Commissione europea, che è quella formata dai commissari nazionali, va bene? Perché tutti parlano di Ursula von der Leyen? Un po' perché lei sarà brava a comunicare, diciamo, no? Un po' perché in effetti la Commissione europea è l'organo esecutivo dell'Unione Europea, cioè è come se fosse il governo, chiaro? Come se fosse la Meloni dell'Unione Europea, per capirci. Bene, tu correggimi tutte le volte che dico precisione, poi l'ho già detto, ma insomma. È l'esecutivo, quindi diciamo è l'organo un po' più sotto i riflettori, quantomeno, no? Perché agisce, se tu non vuol dire per esempio qualcosa, va bene? Il presidente del Consiglio attualmente è Charles Michel. Federica Mogherini era una nostra commissaria un paio di mandati fa, e invece Roberta Metsola è attualmente la presidente del Parlamento ed è di Malta, perché Malta fa parte dell'Unione Europea. Va bene? Perché si parla, ecco, questo può essere interessante da capire, perché si parla degli ultimi giorni di Ursula von der Leyen? Forse vi siete sbagliati per questo, perché se qualcuno ha sentito dire radio, non so dove, web, ultimamente Ursula von der Leyen ha detto io mi ricandido, va bene? Ma si ricandida per cosa? Si ricandida per lo stesso ruolo, si ricandida per presidente della commissione. Perché lo dice ora, se si vota per Parlamento? Lo dice ora perché l'elezione del presidente della commissione è un po' complicato, praticamente funziona così, cioè una volta che si fa l'elezione il Parlamento si comporrà in maniera un po' diversa da noi. Il Consiglio d'Europa, quello dei capi di Stato, a seconda più o meno di come è formato il Parlamento, mettiamo, se io ho voi, siete da qui a lì del Partito Popolare Europeo, tutta sta fetta qua sono i liberali, di qua ci sono i socialisti, va bene? Se la maggioranza è liberale, il Consiglio europeo dei capi di Stato tenderà a dire ma facciamo un candidato che sia dei liberali, va bene? E propone questo nome, va bene? Però questo nome deve ricevere la fiducia dal Parlamento. La fiducia vuol dire che la maggioranza di voi deve votare. Quindi è un sistema un po' a bilanciamento reciproci, va bene? Si vede come il Parlamento, il Consiglio decide il nuovo articolo del Parlamento e il Parlamento lo deve votare. Se non riceve la maggioranza si passa a un altro nome. Più o meno ci siamo. Andiamo avanti. Ora forse qualcosa l'avevo già detto. Quanti sono attualmente deputati del Parlamento europeo? Allora, 750, 705, 76, 320. Allora,
Allora, va bene, proviamoci. Allora, triangolo 750, quadrato 705, tondo 76. Quadrato 320. Qui siamo in fase al pareggio. Aspetta, rifacciamo spareggio fra 320 e 705. Allora, rombo, scusate, 705, chi vota per 705 rombo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chi vota per quadrato 320? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vince 320. Guardiamo. No, no, no. Era 705. Però la prossima volta che si voterà, che io sappia, non so se lo pare, dovrebbe essere un po' di più per risoluzione del Parlamento stesso, cioè il 15 giugno di quest'anno hanno votato di passare a 720. Io non sapevo, però informandomi per questo incontro, ho trovato quest'anno, quindi saranno un po' di più. Attualmente sono 705, prima era 750 perché c'era il Regno Unito, che poi è andato via circa 750, non mi ricordo più esattamente. Allora, andiamo avanti. L'Italia è il terzo paese, abbiamo 76 deputati. Chi è il primo paese, cioè quello che ne ha di più? Francia, Spagna, Germania, Russia. Vi dico le colpe perché io non vedo i colori, quindi dirò sempre il quadrante, eccetera. Allora, triangolo, Francia. Aspetta, non pensiamo giù. Triangolo, Francia. Ok. Rombo, Spagna. Tondo, Germania. Quadrato, Russia. Bravo. Nessuno ci vuole. La Russia non è. La Russia non è più. Vabbè. Germania è, stiamo risalendo al secondo posto, Cima è il primo di mondo. Ah no, scusate, vabbè, siccome è la Germania, perché ha più accanto di tutti. Il Parlamento Europeo, questa leggiamola un po' per bene, ha potere legislativo e giudiziario, oppure ha potere esecutivo e giudiziario, oppure ha potere legislativo e di controllo democratico, oppure discutere leggi e bilancio. Il Parlamento,
Allora, il potere legislativo appartiene al Parlamento insieme al Consiglio dell'Unione Europea, ok? La Commissione Europea ha la possibilità di fare la proposta di legge, è uno degli organismi che può fare delle proposte, e poi il controllo democratico lo svolge anche la Commissione, insieme al ruolo si chiama il sentinella, perché controlla che poi tutti i paesi appartenenti mettano realmente in pratica i regolamenti, i trattati, tutte le norme comunitarie che vengono emanate. Altrimenti, come sentinella, si fa da intermediario tra lo Stato membro che inadempiente, diciamo che non mette in pratica la norma comunitaria, e la Corte di Giustizia Europea. Parte, come si chiamano quei procedimenti di infrazione, come infrazione che commettiamo in strada, qualcosa non va, c'è un incidente, dobbiamo accertare che cosa è successo. Il paese membro inadempiente viene segnalato alla Corte di Giustizia Europea, la quale per prima cosa chiede allo Stato il perché, il motivo per il quale non si è adeguato, se c'è una motivazione insomma consistente, oggettiva, non si procede, la sanzione è una pena pecuniaria, quindi una multa data allo Stato, non si procede a sanzione, altrimenti parte tutto il procedimento e per arrivare alla sanzione. Ecco, sono molto intrecciati tra loro, gli organismi dell'Unione Europea rispetto anche già ai nostri nazionali, dove le funzioni sono più definite. Poi vedremo anche storicamente che è stata che una volontà degli stati nazionali di avere una loro voce preponderante nell'esecutivo. Va bene? Perché in effetti, per questo ti dico, sono importanti da conoscere queste cose, anche perché uno le può pure criticare, no? In effetti qui noi possiamo anche vedere dal punto di vista, diciamo, di gestione del potere, un piccolo vulnus democratico, va bene? Ve la butto là. Noi votiamo per il Parlamento, che è l'organo legislativo, ma l'organo esecutivo non è diretta espressione del Parlamento, come invece nelle democrazie, per esempio in Italia, no? Cioè, l'esecutivo rispecchia la composizione parlamentare. In Europa l'esecutivo non rispecchia la composizione parlamentare del Parlamento europeo, rispecchia i paesi membri dell'Unione Europea. Questa è una piccola differenza dovuta a un meccanismo storico di creazione, poi un pochino vedremo, no? E che però può anche essere, questa discussione potrebbe anche cambiare, perché tante cose sono cambiate. Per esempio, il Parlamento una volta non era elettivo, c'erano i rappresentanti dei singoli stati anche nel Parlamento europeo, cioè i singoli stati mandavano i parlamentari. Non c'era l'elezione diretta, l'elezione diretta è dal 79 che la facciamo. Quindi c'è stato un cambiamento in senso di maggiore democrazia per l'elezione del Parlamento europeo. Ci potrebbe essere anche per altre istituzioni. Allora, andiamo avanti. I candidati dei partiti politici di ogni singolo paese europeo. Leggetela bene questa, i candidati, questa è l'ultima, i candidati dei partiti politici di ogni singolo paese europeo, se diventano parlamentari diventano neutrali e apartitici, si raggruppano in gruppi politici a livello europeo, sono votati da tutti i cittadini europei, devono essere ratificati dal Parlamento precedente. Ratificati, vuol dire sì, mi va bene che tu sia un parlamentare in questo giro. Europeo. Uno
cerchio, sono occupati da tutti i cittadini europei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qua. Quadrato, devono essere ratificati dal Parlamento precedente. No, grazie. Qua dovete votare, votare è un dovere. Che discorso, siamo a 12 a votare. No, ognuno deve votare. Sto ragionando. Ah, ancora ragionando. Date un voto, avete votato in una metà. Allora, riproviamo. Triangolo, quando diventano parlamentari neutrali a partitici. Nemmeno più due. Dai. Rombo, si raggruppano i gruppi politici a livello europeo. Tondo, sono votati da tutti i cittadini europei. Quadrati devono essere ratificati dal Parlamento precedente. Questo ed è giusto. Bravi, vediamo se sono arrivati prima. No, terzo posto. Allora, perché non sono votati da tutti? Perché la domanda era di ogni singolo. Voi votate per i parlamentari, per i 76 parlamentari che rappresenteranno l'Italia al Parlamento europeo. Però siamo arrivati secondi, ho detto Scima. Non so perché. No. Allora, noi metteremo i doppi nostri, va bene, però questi non andranno con il simbolo del loro partito, cioè non c'è il simbolo del partito italiano al Parlamento europeo, cioè c'è il gruppo politico, quindi ogni partito italiano aderisce ad un gruppo politico parlamentare europeo e questi gruppi sono formati da diversi partiti, ce ne sarà uno spagnolo, uno francese, okay? E si mettono insieme e fanno questi gruppi parlamentari europei. Attualmente il Partito Popolare Europeo è quello più rappresentato al Parlamento, così, visto che capire un po'. Allora, veniamo, io ho detto giovane dell'Europa, quando io ero giovane, che cos'era l'Europa? Come era costruita l'Europa? Come era l'Europa negli anni 90, va bene? Quando io e la professoressa eravamo giovani, l'Europa era qualcosa di abbastanza sentito, bene? C'era un, si può dire che c'era un sentimento di appartenenza europea, c'erano alcune cose che ci facevano sentire europei. Per esempio, una cosa che mi ricordo benissimo sono i giochi senza frontiere. Voi non sapete neanche cosa sia, vero? Non sapete. Era un programma stupendo che c'era d'estate quando eravamo ragazzi in cui prendevano le popolazioni di diversi paesini dell'Europa, per esempio, non so, Malta compresa, cioè ci poteva andare, non so, un paesino Pian di Scò in provincia di Firenze, andava a fare questa competizione dove c'era magari te da dove vieni, tu laggiù che chiacchieri da 3 ore, da dove vieni tu ciao. Da dove vieni? Dove vieni? Qua. Qui a Verona? Proprio Verona? No. Purtroppo. Chi è che viene da un paesino un po' diverso? Vai, tu da dove vieni? Sì. Da San Giovanni. San Giovanni Rotondo, bellissimo. Allora andava, Pian di Scò, San Giovanni Rotondo, Monte Veronese, non so se esiste, un paesino della Messina. Ok. Se ne tirava fuori uno, poi portava un paesino della Francia, un paesino della Spagna, ok? E facevano parte dei giochi. Si facevano dei giochi in cui ci si sporcava, si nuotava, si... Ed erano messi in Eurovisione ed erano una delle loro più viste da tutti, cioè tutti si guardavano i giochi senza frontiere. E si rifava ovviamente per il paesino di sconosciuti italiani che andavano a fare questi giochi, va bene? Questa era una cosa molto sentita. Ai nostri tempi. Un'altra cosa erano i gemellaggi, questi ci sono ancora. I gemellaggi nacquero perché si voleva far incontrare dal basso, cioè si voleva costruire, diciamo, un sentimento di appartenenza comune dal basso, e ancora una volta si cercava di far gemellare paesi che avessero delle diversità, ovviamente perché erano di paesi, nazioni diverse, ma anche per poter dialogare delle cose comuni, per esempio le dimensioni, la popolazione, oppure l'appartenenza alla montagna, oppure l'appartenenza al mare, ecco, di mettere insieme paesi che avessero delle diversità e delle similitudini. Questo è un'idea appunto di mettere insieme le differenze e fare l'Europa
che fosse un arricchimento reciproco, no? Quindi io andavo, il mio paesino era generato con uno francese, si andava là, qualcuno cominciava a studiare un po' di francese, i francesi venivano qua, mangiavano il cibo italiano, loro portavano le loro cose, c'era questo scambio. Ci sono ancora i cemillaggi, penso che Verona sia cemillata con qualcosa, però hanno un po' perso quella linfa vitale che avevano negli anni 90. I giochi senza frontiere invece non ci sono proprio più. Pensate che questi giochi senza frontiere non è che devono essere presi solo con una mischierata, si dice lo scambio, con una roba per divertirsi. Era stato Charles de Gaulle, voi sapete che è Charles de Gaulle? Era il presidente francese dopo la seconda guerra mondiale. Era stato lui a volere i giochi senza frontiere. Perché? Perché si veniva da una guerra. E come si fa per non rifarci la guerra? Uno dei modi più intelligenti, se ci pensiamo, per non rifarsi la guerra è giocare. Perché giocare è un po' un agonismo senza guerra, va bene? Cioè noi ci sfidiamo, quindi ha una valenza, diciamo, no? Uno di guerra, ma è una guerra simpatica, se volete, no? Quindi c'era questa idea geniale, diciamo, che era un generale, di far sfidare i paesi, ma in maniera giocosa, va bene? Quindi, come dire, smettiamo di farci la guerra, giochiamo, sfidiamoci in un altro modo, no? E magari si riesce a costruire anche l'Europa in questo modo. E la stessa idea c'era un po' con i gemellaggi. Allora oggi, se vi dico l'Europa unita, che cosa mi viene? Anzi, aspetta, vi faccio vedere una cosa molto più trash. Questo è veramente trash. Questo era una serie TV, le serie erano solo in TV, con Cristina D'Avena, sull'Europa unita, che c'era negli anni 90. No, non fa, perché non fa? Perché non fa? Prima faceva. Non fa. Vabbè. E vedete, c'era una serie di TV sull'Europa, per dirvi, no, che vedi, Cristina D'Avena, no, Europa unita, questa era. Ecco, allora, ora se io oggi mi dico Europa, voi che cosa che vi viene in mente? Che vi viene in mente se vi dico Europa? Europa Unita, vi viene in mente Cristina D'Avena e la serie che fosse l'Europa Unita? No, credo di no. Che vi viene in mente? Che nessuno fa niente, ok? No, che tutti si lamentano. Tutti si lamentano e nessuno dico. Ma chi si lamenta di qui? Principalmente in Italia. In Italia si lamenta dell'Unione Europea. Okay. Però non si esce perché è ottimo. Però è ottimo, va bene. Ma anche al di là dell'istituzione, un'Europa Unita, che viene in mente? Che fa? Perché l'Europa Unita? Che senso ha? Perché ci fascina? Che ci serve? Agevolazione di viaggi. Per esempio, agevolazione di viaggi non fai. Agenda 2030, questo è già una cosa. Beh, veniva in mente per esempio l'Eurovision, va bene? L'Eurovision, che è il quando vinsero i Maneskin, sono i Maneskin. Perché i Maneskin vinsero l'Eurovision, no? Un po' di anni fa. E questa è una cosa che ancora un po' regge. Cioè, io vedo che di questa Eurovision, di questa competizione musicale, si parla, soprattutto da quando ho vinto i Maneskin, si parla chi ci va quest'anno, chi vince quest'anno. E questa è in Eurovisione, cioè viene trasmessa a tutti i paesi europei in contemporanea. E poi invece mi viene detto un'altra cosa, che oggi l'Europa è impegnata in un conflitto vicinissimo, tanto vicino che l'Ucraina ha chiesto di entrare nell'Unione Europea. E qui vediamo, questo è Charles Michel, il presidente del Consiglio d'Europa, e il Consiglio europeo, e questa è questa la von der Leyen, la presidente della Commissione, e questo è Zelensky, sì, quando fu ricevuto dall'Unione Europea. Quindi, diciamo, rispetto agli anni 90 c'è un sentimento un po' più basso, un po' meno sentita, se non quando appunto la faccenda si fa molto complicata, come per esempio sta succedendo con la guerra. Ecco, voi dovete considerare che la guerra è stato il motivo principale, o meglio, non farsi la guerra, è stato il motivo principale per cui è nata l'Unione Europea. Questo è il primo motivo. Se non ci fossero state le guerre mondiali, probabilmente l'Europa non c'era bisogno di farla, va bene? Vediamo com'era l'Europa infatti alla fine della prima guerra mondiale.
Alla fine della prima guerra mondiale, da una parte c'erano dirigenti alimenti, come si dicevano, abbiamo intitolato pure così l'incontro con Adrian Farzale, non so se qualcuno di voi c'era sullo spazio, no? Riprendendo la cosa di 100 anni fa. Negli anni 20 l'Europa cruciva un po'. C'era un grosso progresso stimolato dall'America, nuove macchine, nuove tecnologie, lo sapete tutto. Dall'altra parte, negli anni 20, ci iniziarono anche a ricrearsi dei nuovi movimenti di guerra. Perché dopo la prima guerra mondiale era stata fatta una cosa che si chiamava Società delle Nazioni. Non so se la, dove sei la storia, l'avete fatto un po' questa cosa. Allora, che doveva garantire la stabilità fra i paesi. In Germania fu fatta la Repubblica di Weimar. C'era una sorta, si viveva in una sorta, come è stato scritto da questo autore francese, degli anni dell'illusione, no? Ok, ne siamo usciti, non ci ricadremo, però allo stesso tempo si vedeva che la Repubblica di Weimar cominciava a scricchiolare, che era quella cosa fatta in Germania, no? Dopo la prima guerra mondiale. E che cominciavano a nascere quelli che poi si chiamano i totalitarismi, cioè cominciavano a partire appunto tra i primissimi dall'Italia, che già nei primi anni 20 non vide l'ascesa al potere di Benito Mussolini. E poi sappiamo come è andata la faccenda in Germania, no? Come è andata la faccenda in Spagna. E che cosa successe? Successe che si tornò nuovamente a fare una guerra mondiale nata dai paesi europei. La prima fu proprio, scoppiò proprio fra paesi europei e poi di Napoli. La seconda non solo, ma anche fra paesi europei e poi di Napoli, soprattutto. Quindi, 12 anni fa, fu dato il Nobel per la pace all'Unione Europea. Bene? Sì, infatti anche io sono fatto il conto, non ho fatto nessuno. Comunque, e 12 anni fa fu dato il Nobel per la pace all'Unione Europea. E giustamente questa cosa sollevò delle polemiche, va bene? Perché l'Europa sosteneva alcuni paesi in guerra, e oggi anche lo fa, sostiene l'Ucraina, fortemente, non so. Bene? Però quale fu la motivazione? Io vi leggo la motivazione. Fu questo: il ruolo di stabilizzatore svolto dall'Unione Europea ha contribuito a trasformare buona parte dell'Europa da un continente di guerra a uno di pace. Cioè si faceva riferimento a conflitti fra i paesi europei, non a altri conflitti di cui l'Europa era impegnata. Cioè si riconosceva il dato storico che l'Unione Europea, nata per non rifarsi la guerra, in effetti aveva garantito un lungo periodo di pace, perché noi ragazzi la diamo per scontata questa pace, e forse oggi ci rendiamo conto che non dovevamo darla così per scontata, ma noi degli anni 90 che vivevamo in Europa la davamo davvero per scontata. Cioè la guerra era qualcosa di lontanissimo, non ci riguardava per niente la guerra. Eppure se noi apriamo un libro di storia, noi vediamo che 60 anni di pace, perché sono 60 anni che c'è la pace dentro l'Europa, cioè fra i paesi europei, sono uno dei periodi più lunghi in assoluto della storia dei paesi europei. Cioè non esiste un periodo di 60 anni in cui non c'è stata una guerra fra, almeno una fra due paesi europei. Quindi al di là di tutte le polemiche che possono essere fatte, che sono anche giustificate, e alcune l'ho anche detto, alcune critiche che possono e forse devono essere fatte, però questo dato riconosciamolo. Il problema di non vederlo è perché ci siamo troppo abituati, perché ci siamo nati, per fortuna, in questa situazione. Ma 60 anni fa non era affatto così. L'Europa nel Novecento era dilaniata dalle guerre mondiali, dilaniata da guerre tra paesi europei, e l'Unione Europea nacque principalmente per questo, non per altri motivi, principalmente per questo. Questo fu il primo motivo. Quindi, visto che ancora un pochino regge questa pace tra i paesi europei, cerchiamo di volervi un po' bene all'Europa, almeno per questo, e non, di non dare per scontato quello che non è scontato, che forse oggi cominciamo a vedere che scontato non è affatto. Anzi, la pace è una cosa molto difficile da raggiungere. Questi erano i tre presidenti dell'epoca: Martin Schulz, Barroso e von Rohr. Queste invece sono tre personaggi che fecero l'Unione Europea, perché l'Unione Europea all'inizio non si chiamava Unione Europea, si chiama Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio. Questo qua a sinistra è Alcide De Gasperi, che è un italiano, va bene?
perché la comunità europea del carbone e dell'acciaio secondo voi, ora dovreste un po'. Perché? Gli altri sono Robert Schuman e Adenauer, se non sbaglio. Questo è Conrad Adenauer. Questo è Robert Schuman. Perché il carbone e acciaio? Perché? Vai. Inizialmente l'Unione Europea era designata per. Era presentata come parte di una pace, era sulla città di scambi tra i paesi dell'Europa. Sì. E con il passo cosa meglio per mantenere la pace per il testo. Esatto, perché il carbone e l'acciaio, che ci si fa con il carbone e con l'acciaio? Sì, ma ci si fa le armi soprattutto. Ci si fa le armi con il carbone, si facevano le armi con il carbone e con l'acciaio. Quindi, se uno mette insieme la produzione degli elementi con cui si fabbricano le armi, non si fabbricherà le armi uno contro l'altro. Questa è la misera, va bene? Si controlla insieme, cioè il giacimento di carbone che sta in Francia, soprattutto i due grandi nemici erano Francia e Germania, a quell'epoca, ok? Quindi i primi due erano le pacificate. Se si mette in comune una, se c'è il giacimento in un paese, si dice che quel giacimento non è di quel paese, ma è dell'Unione Europea, della CECA, della comunità europea, capite bene che a quel punto quel giacimento non può essere sfruttato per fare armi per un altro paese europeo, ok? Quindi questa fu l'idea. Bisogna fare, ecco, il motivo principale che era la pace si vede bene da questo, perché altrimenti si sarebbe partiti da qualche altra cosa. Non lo so io, dall'uranio, non lo so, no, dall'uranio, andarò per qua, no? Non so, da qualche altra cosa, dalla pasta asciutta, capito? Facciamo metà europea della pasta asciutta e del carne blu e del patatine fritte, va bene? Delle French fries. Poteva questo. Perché il carbone e l'acciaio? Perché bisognava non farsi la guerra. Va bene? Quindi è una cosa che era strano, c'è il carbone e l'acciaio, sta roba, che c'entra? C'entra con questo, perché ci si fa le armi. Poi diventò la CE, cioè la Comunità Economica Europea, e ancora oggi si compra un prodotto, c'è tipo CE, se è parte dell'Unione Europea, Comunità Europea, bene. E quindi appunto poi si allargò, si disse ok, partiamo a carbone dall'acciaio, poi piano piano andiamo avanti. È stata fatta la moneta unica, ancora una volta, per questo che ci ricordiamo. Quando abbiamo avuto la moneta unica noi avevamo come la vostra età. E anche qui con tutte le criticità che ci possono essere, però se voi oggi, uno di voi, vuole andare, io voglio andare a fare un viaggio in Spagna, sono andato in Spagna io come si fa, va bene? Non c'è da fare nulla, non devo cambiare niente. Vado là, uso la mia carta di credito, uso i miei spiccioli, uso i miei soldi. Se vai in un paese che non rientra nella zona euro è più difficile, certo, ma anche se vai all'estero, anche se vai in Gran Bretagna per esempio oggi. Ecco, vabbè, questo ora è molto complicato. Ci sono stati degli accordi, diciamo, paralleli, per cui alcuni paesi hanno mantenuto una sovranità monetaria, una sovranità economica, e quindi non tutti sono entrati nell'euro, però l'euro è, diciamo, un'espressione dell'Unione Europea, no? Almeno come un elemento storico. Ecco, qui più o meno c'avete un po' di come funziona la faccenda. Questo è... Che ore sono? Questo è come funziona più o meno la roba. Ora, senza stare a entrare troppo nello specifico, tanto appunto lo vedrete. Lo vedrete. Comunque, la Commissione Europea è un po' al centro, no? Infatti, vedete, l'hanno messa lì. Perché è l'organo esecutivo. Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea votano il bilancio e la maggior parte delle leggi, cioè è l'organo legislativo. Poi c'è il Consiglio Europeo, che è quello dei capi di Stato, che dà, diciamo, un impulso ai grandi orientamenti, come è detto lì, e se qualcosa non viene risolto nel Consiglio tra i ministri, passa al Consiglio Europeo. In più c'è la storia dell'elezione del commissario, del Presidente della Commissione, che è nominato dal Consiglio, che guarda la composizione del Parlamento, e deve ricevere la fiducia del Parlamento stesso. Bene? L'organo con più membri è di tanto di più, è il proprio Parlamento, cioè 700 contro 27, e sono tutti gli altri. Va bene, ecco, allora, vediamo un po'
alla fine di questo incontro, no? Dice, va bene, ok, sì, la pace, va bene, però che cosa altro fa? Che cosa altro fa per voi l'Unione Europea? Abbiamo visto la moneta, un po' ci facilita la vita, quantomeno ci facilita un po' la vita, no? A livello globale si possono fare altri discorsi, però a livello, diciamo, personale un po' ce la facilita, uno va in Spagna. Cos'altro fa, secondo voi? Altre cose che mi mettono in mente se uno vuole andare in Francia, no? Non c'è bisogno del passaporto, esatto, la libertà di circolazione. Se voi andate in un paese dell'Unione Europea, anzi, in realtà dell'area Schengen, ma ora va bene, comunque più o meno, non avete bisogno di fare un documento aggiuntivo. Voi ci andate con la carta d'identità italiana, senza bisogno del passaporto. Mentre se andate in America avete bisogno del passaporto. Ok? Perché? Perché c'è la libertà di circolazione. Questo è stato un principio, diciamo, che si è imposto grazie all'Unione Europea. Un'altra cosa che forse diamo davvero un po' per scontato è il roaming. Il roaming, cioè il fatto che tu, se c'hai il tuo smartphone e vai in Spagna, continui a navigare. Ok? Non devi fare nulla. Ma non è così, se andate, non so, io sono andato a Taiwan 2 anni fa, ma fatto, ma c'è totale, ho dovuto comprare un'altra SIM, ok? Poi c'è la sicurezza in viaggio, per fortuna nessuno di voi avrà mai avuto problemi, ma se qualcuno si fa male, viene curato, auspicabilmente, così dovrebbe essere, secondo le convinzioni del paese di provenienza e con la carta, com'è, con la carta del vostro codice fiscale, ok? Con la tessera sanitaria. Quindi anche questo è qualcosa che ci può facilitare la vita. Un'altra cosa è lo studio. Se uno vuole andare, se voi iscrivete all'università l'anno prossimo, va bene? Se voi volete andare in Erasmus in un paese europeo, ci andate senza problemi, non dovete fare quasi nulla, dovete andare all'ufficio dell'università e dire con chi è gerellata la vostra università? Qui. No, guarda, voglio andare di là. Va bene, guarda, si guarda, in un mese vi possono attivare, ve lo dico perché funziona così, davvero, in un mese vi possono attivare un collegamento. Basta un professore e abbiamo un altro professore di là. E voi potete andare a fare un semestre o un anno universitario in un altro paese europeo. E questi titoli vi vengono riconosciuti automaticamente quando tornate in Italia. Anche ora lo potete già fare anche alle superiori, certo. Non so se qualcuno può andare, comunque avete delle conoscenze di persone che sono andate. Sì, questo Erasmus era nato per l'università, adesso si è esteso con questo Erasmus Plus sia ai docenti che agli studenti anche in ordine superiori di scuola. In realtà tutti i docenti potrebbero. Lavoro uguale, cioè se uno vuole cercare lavoro in Germania, va e cerca lavoro in Germania. Certo, un pochino, è chiaro, è un altro paese, poi si deve andare, la lingua, la cosa, però non sei un immigrato, capite? Cioè tu puoi stare lì. Nessuno ti dice vai via perché non sei dei nostri. Puoi stare lì e puoi lavorare lì. Questo noi, ancora una volta, guardate che noi stiamo dando per scontato, ma non so cose scontate, non so per niente cose scontate, che uno possa viaggiare con solo un momento, andare in Germania, nessuno gli dice nulla, lavorare lì e ci può lavorare. Cioè queste facilitazioni burocratiche della vita quotidiana, di roaming e così, sono cose per cui esseri umani come noi hanno deciso che sono fatte, non sono più comunque dal cielo, non sono garanzie assolute, va bene? Sono qualcosa che prima non c'era e ora c'è. Ancora una volta noi, diciamo, non vediamo bene quando l'Unione Europea sbaglia, no? Però quello che fa a partire dalla pace, rischiamo di darlo molto per scontato, mentre invece non è affatto scontato, storicamente e anche geograficamente, cioè se si va da altre parti del mondo non è così. Io vi ho messo gli altri due portali che vi consiglio di guardare un attimo, poi magari passo le slide alla professoressa, una nuova scheda. Questo è
la garanzia per i giovani se volete andare a fare un tirocinio, una formazione, un posto di lavoro, uscire dalla scuola nei paesi europei. Ogni paese ha un suo punto per dire guarda io vorrei andare a lavorare e garantiscono che le condizioni di lavoro siano equiparate a quelle che potete trovare qua, perché non vi trattino come uno straniero. Questo invece è il portale europeo per i giovani. Questo è interessante da vedere secondo me per voi. Vai all'estero, vedete c'è tutte le cose. Poi ci sono queste ultime notizie, ci sono vedi, fare volontariato, seguire un tirocinio, lavorare e altre cose, le opportunità, diciamo, studiare all'estero, partecipare a scambi, molto facile, molto user-friendly. Ci andate facilmente. Qui ci sono tutte le iniziative, corpo di solidarietà, la settimana europea della gioventù, dialogo con i giovani, Discover EU, Erasmus Plus, tutte le cose, e qui ci sono gli eventi, con il calendario, dice, Discover International First Days, pure questo concorso è il prossimo, sapere di più, ci va. E qui ci sono un po' di recensioni dei giovani come voi che hanno fatto queste esperienze. Questo è un portale facilmente navigabile, fatto bene, devo dire, sull'Unione Europea, su cosa fa l'Unione Europea per i giovani. Poi ci sono anche altre cose che l'Unione Europea potrebbe fare e forse non fa benissimo, perché anche questo è una cosa da sapere. Se uno vota, se uno vuole approfondire questi temi che ci riguardano per forza. Per esempio, si parla da tanto tempo di questo Green Deal, no? L'ho messo perché è un tema a cui i giovani spesso sono sensibili, questo dell'ambiente, della cosa. Sono tanti anni e anche ora lo vedrete che tornerà perché ora ci sono messi di propaganda, no? di propaganda elettorale, di discussione sui temi. Spero che non siano ripiegati solo su questioni nazionali, perché ci sono delle cose che coinvolgono l'Unione Europea che bisognerebbe discutere un po' più di quelle se le elezioni sono del Parlamento Europeo. Bene? Mentre vedrete che purtroppo quali partiti politici spesso tendono a riportare la cosa al proprio orticello, va bene? Allora, una cosa su cui l'Unione Europea si pronuncia da anni è questo, quindi, cioè questo grande patto, diciamo, in favore dell'ambiente, almeno in Europa. Beh, non ci sta riuscendo benissimo, di fatto. Proprio un po' di giorni fa è uscito un documentario, secondo me piuttosto interessante, ma penso piuttosto da vedere, che si chiama Food for Profit, di una giornalista italiana, Giulia Innocenzi, che ha fatto un'inchiesta sugli allevamenti intensivi in Europa, cioè non chissà in che posto strano, in Europa, cioè con delle persone che lavorano dentro e che hanno fatto le sfide, diciamo, cioè hanno fatto delle riprese dentro. Questo documentario è stato fatto vedere in Parlamento Europeo, oggi sarà fatto vedere in Parlamento Italiano, sta facendo molto discutere anche in vista delle elezioni europee, perché di fatto fa vedere quanti soldi l'Unione Europea dà agli allevamenti intensivi e come d'altra parte non ci sia nessuna normativa che ti dice questo allevamento è intensivo e questo no, cioè se uno volesse penalizzare gli allevamenti intensivi non lo può fare, non ha degli strumenti giuridici per farlo perché non c'è una definizione a livello europeo di allevamento intensivo. Quando è che è un allevamento intensivo? Se manca la definizione non si può neanche, diciamo, perseguire oppure neanche promuovere, volendo, va bene? Però manca proprio una definizione chiara di cosa possa essere un allevamento intensivo rispetto a un non intensivo. Perché manca? Perché fa gioco che non ci sia, perché ci sono un sacco di interessi economici in gioco. Quindi ecco, anche questo, informarsi, no? È anche importante per fare delle critiche giustificate, non a caso. Ah, è tutta colpa dell'Unione Europea, no? Non è che si sta parlando di persone sante che vivono pure che appunto di semidei che fanno piovere dei beni dal cielo, no? Sta parlando di persone come noi, ok? Che cercano a volte di fare bene ai cittadini, altre volte fanno i propri interessi, come noi, ok? Quello che sta a noi fare è di voi dovreste essere lì per fare i nostri interessi. Okay. Se rientra nei vostri interessi anche la tutela dell'ambiente, quello può essere un tema su cui informarsi per le prossime elezioni. Ecco, quindi, cosa potreste fare voi per l'Unione Europea? Intanto informarsi bene e votare. Poi ci sono anche un po' di cose che vi ho messo, così giusto per chiudere. Uno è il servizio civile europeo, cioè volendo potreste fare il servizio civile in Europa.
così per fare un'esperienza, chiaramente anche dal punto di vista umano sono esperienze arricchenti, no? Per la lingua, per le cose. E poi c'è anche il corpo europeo di solidarietà, che invece sono finanziamenti su progetti, sono finanziamenti su progetti orientati al sociale, cioè al beneficio delle comunità. Okay? Questi sono un paio di siti, questo ve l'ho già fatto vedere, questo ve lo faccio vedere perché anche questo è fatto bene, non è provato adesso. La mia e come si chiama? La mia. L'avrò messo male in prima. Eccolo qua. È questo. Vedete, qui c'è, vedi, questo sito è fatto bene, devo dire. Anche per cellulare sono segnali grandissimo su questa cosa. Che cos'è l'Unione Europea? Le lingue, i valori, le origini, il passo, come funziona, chi decide cosa, il Parlamento, Consiglio dell'Unione, Commissione, Corte di Giustizia, la vostra voce, perché è importante, ecco un po' quello che avevamo anche detto, la moneta, studiare, Erasmus Plus, quali sono i temi all'ordine del giorno, ecco, questo può essere interessante in vista delle elezioni, la ripresa dalla pandemia, il Green Deal, vedete come va, la digitalizzazione, l'Europa più forte del mondo, c'è anche il grande tema dell'esercito europeo, non c'è un esercito di difesa europeo, anche questo è un tema che ritorna negli anni, non c'è un esercito di difesa europeo, questo oggi è un tema che torna purtroppo fortemente all'ordine del giorno, no? E poi ci sono anche un po' di quiz che potete fare, sono degli esercizi per divertirsi e intanto imparare, perché a volte, come può essere anche fatto, fare un po' di gioco aiuta anche a imparare. Questo è un sito che vi consiglio di vedere perché è fatto molto bene, è proprio il target, è proprio la vostra età, proprio fatto per voi, insomma. Quindi insomma, qualcosa l'Europa fa per voi. Voi che cosa volete fare per l'Europa? Questa è la domanda con cui vi lascio. Se ci sono domande, fate le domande. Ancora non ci sono. Questi sono i gruppi politici, c'è cioè
questo è il Partito Socialista Democratici, cioè di sinistra, diciamo. Poi ci sono i Verdi. Poi c'è questo gruppo Renew Europe. Andate, questi sono conservatori riformisti, quindi espressione della destra, identità e democrazia. E c'è un altro gruppo di sinistra. Ognuno ha il suo mondo. Socialisti, ah! La professoressa che voleva parlare con un video di